Sì, ho incominciato a lavorare, diciamo, impropriamente, nel senso che non ero ufficiale ancora fino ad oggi, no? Ma non ho fatto niente che non si potesse fare, soltanto guardato delle carte e ho dovuto anche affrontare dei problemi urgenti perché era stato previsto un consiglio comunale per domani, che naturalmente non si può tenere, ma anche perché ci sono stati dei rinvii da parte del governo nazionale come scadenze, quindi non ho turbato assolutamente nulla. Ho cominciato dai miei fiorellini, no? Che sono la cosa più semplice che si poteva fare, e dal saluto a tutti quanti i dipendenti comunali, perché senza di loro non posso andare da nessuna parte. Sindaco, mi descrive l'emozione ora che ha di nuovo la fascia tricolore, quando gliel'hanno indossata? Ti posso dire con sincerità, è come se fossi uscita ieri da questa stanza. Non lo so, mi è sembrata una cosa, scusate l'ambizione, quasi pressoché naturale. Per cui sì, indubbiamente c'è stata emozione, però non devo dire che mi abbia scosso proprio tantissimo. Ho ritrovato le mie cose, mi sono ripreso un mio divano perché era quello al quale ero affezionata, sto risistemando come al solito un po' di carte perché so che fra poco sarò sommersa dalle carte, mi conosco, so che siccome me le leggo tutte, poi non so dove metterle, allora ho chiesto già degli scaffali così ci organizziamo fin d'ora. Senti, lei ha detto il chiacchiericcio di città, scusa, no, parlatemi, ditemi tutto quello che non va. Sì, indubbiamente i cittadini lo debbono dire, altrimenti come si fa? Non ci sono ancora i comitati di quartiere, le consulte non hanno funzionato granché, ma poi le consulte hanno una funzione differente naturalmente dai comitati di quartiere, e quindi per adesso che i cittadini mi dicano tutte le cose di cui hanno bisogno, altrimenti io come faccio a saperlo? E se devo dire aggiustate il tale marciapiede o fate la tale potatura, proprio per dire le cose più semplici, non saprei da dove cominciare. Oddio, c'è da cominciare un po' da tutta la città, però dobbiamo darci delle priorità, delle scadenze. In questo supremo discorso, appunto, parole rivolte all'intera città, ma soprattutto ai giovani e alle persone della terza età. E alle persone di terza età, ovviamente. Beh, perché il Vescovo ho visto che ci ha richiamato ad avere attenzione alle povertà. Riconosco di avere risposto con una punta di polemica dicendo che se ci richiama oggi evidentemente ha preso atto del fatto che non c'è stata attenzione a questi argomenti fino ad ora. E siccome rientra proprio nel nostro programma dare grande, ma veramente grande importanza al welfare, rivedendo anche l'utilizzo dei fondi all'interno per esempio degli ambiti, ma comunque anche proponendoci in termini proprio propositivi rispetto ad opportunità che ci possono venire da altri canali di finanziamento. Le povertà sono davvero tante, tante, tante. Possiamo incominciare subito, per esempio, da quei 80 circa appartamenti che sono rimasti chiusi e inutilizzati per tanto tempo, con un'emergenza casa che è diventata esponenziale. E poi anche ai giovani, tra i giovani anche sua nipote, Sì, che dopo questo testo mandato mia potrebbe nipote ormai diventare è la sua una che... erede. Sì, beh, ne ho due, una più discreta, una più vivace. La più vivace è la più piccola, Tanta attenzione ai giovani, lei sta pensando a un assessorato alla gioventù? naturalmente. Ma più che un assessorato alla gioventù, noi nel programma abbiamo messo un cantiere giovani. Cantiere giovani significa che finalmente daremo spazio a quella delibera che pure fu approvata all'unanimità, ma ormai anni addietro, su proposta di Giorgio Pala, che era appunto per un consiglio degli studenti universitari e studenti delle scuole superiori. Cioè noi dobbiamo fare in modo che questa città sia anche avvertita come città universitaria, ecco, perché non mi pare che abbia tutta questa consapevolezza ancora. Attenzione ai giovani, perché è dovere nostro creare delle occasioni di nuova economia, nuova e vecchia economia. Infatti ho parlato di antichi mestieri, ma anche di tante nuove professioni. Ma anche qui dobbiamo essere capaci di creare la filiera del lavoro attraverso tutte le istituzioni che sono presenti in città e che possono lavorare dall'orientamento alla possibilità concreta di dire ai giovani se possono per esempio lavorare in un distretto della metalmeccanica, perché far venire sempre gente da fuori, no?
ne possiamo lavorare in termini di formazione con l'università, soprattutto che ha tante branche di interesse, quindi naturalmente può venirci decisamente incontro, purché si sappia dove si incomincia il percorso e dove può finire in termini lavorativi.